A Pineto una giornata di festa dedicata alla Pasqua ortodossa richiesta dalla comunità ucraina che è arrivata da tutto Abruzzo. Non solo attori e cantanti nazionali che si sono esibiti sul palco per condividere questo momento con i tanti che hanno dovuto lasciare la loro città per scappare dalla guerra e con i tanti collegati dall'Ucraina, ma anche un momento religioso di riflessione con Padre Anatoli, punto di riferimento per la comunità ortodossa abruzzese. Quest'anno, cioè tutti gli anni, la Pasqua precede del 40 giorni di digiuno, di quaresima, anzi più di 40 giorni, no? E quest'anno veramente questo digiuno è pesante per l'Ucraina, è veramente terribile, terribile, però dopo il digiuno, dopo la quaresima sempre viene risurrezione di Cristo, sempre viene la Santa Pasqua. E siccome dopo tempesta, il mare in tempesta, il mare pieno di peccati, durante la quaresima che ci purifichiamo, la Pasqua, la risurrezione di Cristo veramente purifica e libera da tutti questi mali. E speriamo che veramente questa Pasqua porterà immediatamente la pace in Ucraina. E questo veramente, Cristo risorto, fermerà questa guerra immediatamente. Ci sono tanti bambini, la speranza per loro? E come hanno detto prima durante questa manifestazione, che grazie agli italiani che veramente hanno accolto questi bambini, che voi non sapete, ma voi italiani salvate la vita di questi bambini, veramente salvate il futuro dell'Ucraina, delle future generazioni. Un'accoglienza che la città di Pineto ha dato a tutti coloro che sono fuggiti dalla guerra, in particolare ai bambini, integrati già nelle scuole e che stanno provando a cominciare una nuova vita lontano dalle bombe. Abbiamo voluto dare supporto a una loro richiesta di celebrare questa giornata dedicata alla festa della Pasqua, una giornata estremamente importante per questa comunità. Una comunità che è distribuita un po' tutta lungo la costa, ma in tutta la regione, e che da subito è stata accolta dalla nostra regione, dai tanti comuni, dalle scuole. Oggi a Pineto, in questa manifestazione, saranno presenti anche diversi bambini a portare una loro testimonianza e io ringrazio davvero tutti, dalle famiglie che hanno ospitato, alle scuole, agli operatori turistici. Oggi vuole essere una giornata di speranza, di pace e vuole essere anche un momento di integrazione. C'è tanto bisogno di integrazione per quanto sta accadendo nel mondo in questo momento.